Ciao ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi pomeriggio devo assolutamente dare una pulita e finire di sistemare due cosine in taverna perché, rullo di tamburi, questa settimana, questa che viene, ci vengono a mettere la cucina, ci portano la cucina, quindi finalmente poi anche la taverna dopo quasi un anno sarà completata e non vedo l'ora di vedere tutto, tutto finito. Poi ci saranno giusto due o tre cosine da sistemare, ma proprio complementi d'arredo, perché il di più sarà stato fatto e verrà ultimato questa settimana. E in taverna è arrivato anche un grandissimo aiutante che ho soprannominato Pippo ed è il robot che pulisce il pavimento. Come sapete, se mi seguite ormai da un po', la mia casa non è grande, di più, è fin troppo grande. Noi siamo in due, però lavoriamo praticamente tutto il giorno entrambi, quindi facciamo fatica a stare dietro alla casa ed avere sempre pulito tutto perfettamente. E quindi ci sono delle zone che ne risentono maggiormente, come ad esempio la taverna. E quindi quando mi è stato chiesto se volevo provare questo nuovo robot in anteprima, ho accettato, anche perché ho già un robot di questo brand che è della marca Dream, ve ne avevo già parlato lo scorso anno, ormai lo utilizzo da un anno e lo teniamo nella zona notte, quindi lui tutti i giorni mi pulisce le camere, il bagno e il corridoio. Io mi sono sempre trovata molto bene, non mi ha mai dato nessun tipo di problema, l'ho sempre utilizzato con costanza quasi tutti i giorni e un anno dopo funziona ancora perfettamente, quindi ero curiosa di provare anche uno dei modelli più recenti, che è il modello L10 Pro. Qui in descrizione vi lascio il link diretto. Ed eccolo qua, questo è il nuovo robot L10 Pro, che come vedete è nero a differenza dell'altro che invece è bianco. Ha qualche funzione in più rispetto all'altro, ovviamente si può gestire sempre dal cellulare, quindi scaricando l'applicazione, cosa che io faccio quando sono fuori casa, magari mi dimentico di farlo partire, lo faccio partire dall'applicazione, quindi è comodissimo. E questo a differenza dell'altro, ha questa struttura che esce leggermente, vedete, e all'interno qua ci sono dei sensori e una telecamera per mappare ancora meglio la casa. Si possono impostare fino a quattro potenze diverse, la silenziosa, che è quella che proprio non si sente e che di conseguenza spira anche in modo più delicato. Poi c'è la funzione standard, che è quella preimpostata quando vi arriva, la funzione forte e la funzione turbo, che va al massimo e aspira l'acqua qualunque. Anche questo, come l'altro, che è il modello F9, magari anche di quello vi lascio in descrizione il link, ha la possibilità di lavare il pavimento, ma non lava contemporaneamente e aspira, o meglio, loro consigliano di passare il pavimento, quindi aspirare e poi passare il panno che va a lavarlo. Il serbatoio è questo qui. All'interno qua si va ad inserire l'acqua, non bisogna utilizzare però nessun tipo di detersivo, si mette semplicemente un po' di acqua calda. Questo è il panno che è praticamente fissato in questo modo, si va a bagnare sotto l'acqua, si strizza e poi il serbatoio dell'acqua viene agganciato qui sotto, vi faccio vedere in questo modo. Ok, così lui si è agganciato e quando lo fate partire va a lavarvi il pavimento. Qui c'è il serbatoio della polvere, quindi si va a sollevare e all'interno c'è il serbatoio. Adesso perdonatemi, ma non sono andata a svuotarlo del tutto. Come vedete c'è un bel po' di sporco, di schifezze. C'è anche questa spazzolina che serve per pulire questa zona dove magari si incastrano un po' di capelli. Poi io ad esempio ne perdo parecchi, quindi qua i capelli si incastrano sempre, ma ovviamente questo supporto si può anche togliere andando a premere qui. Si toglie il supporto, si sfila il rullo e poi potete andare a pulirlo. Si può anche lavare tranquillamente sotto l'acqua e poi dovete aspettare 24 ore per poterlo riutilizzare perché si deve asciugare per bene. Un'altra funzione molto interessante e che mi piace è la programmazione settimanale attraverso l'applicazione. Potete decidere quando farlo partire, in quali giorni della settimana, a quale orario.
e lui parte da solo. Ad esempio, decidete di farlo andare tutti i giorni dalle 3 alle 4 del pomeriggio, lui in automatico alle 3 parte, pulisce quello che deve pulire, finita tutta l'area da pulire, torna alla sua postazione e si ricarica. Poi un'altra funzione che questo ha, a differenza dell'altro, poi comunque ci sono tanti robot di questa marca, io ho provato questi due, potete decidere di far partire il robot per pulire una macchia in particolare che c'è sul pavimento. Quindi, impostando questa funzione, lui parte e pulisce soltanto per un metro e mezzo per un metro e mezzo, quell'area lì dove magari c'è la macchia che volete rimuovere, fa quell'angolino lì e poi si spegne, torna in postazione. Adesso scendo in taverna così vi faccio vedere nell'atto pratico come si utilizza, quindi la funzione di aspirazione e di lavaggio. E una cosa importante da sapere è che questo robot si può utilizzare anche sopra i pavimenti in PVC, quindi non soltanto sulle classiche piastrelle in gres porcellanato. Andiamo giù. Adesso l'ho messo un attimo in pausa con il cellulare, quindi dall'applicazione, perché devo andare a raccogliere i due cartoni, uno di qua e uno di lì, che ci sono ancora sul pavimento, perché meno ostacoli ci sono in giro, meglio è, così almeno pulisce per bene tutto. C'è un po' di eco perché ovviamente qui è tutto vuoto ed è normale. Comunque raccolgo i due cartoni e lo faccio partire dall'applicazione. Questo è Tino, che è appunto quello che abbiamo in casa, mentre lui è Pippo. Basta semplicemente premere qui e lui parte. Ovviamente potete impostare anche la lingua che volete. Io ho messo italiano, come ovvio che sia. Adesso lui sta andando in modalità standard, però sempre dall'applicazione si può cambiare. E andando qui nelle impostazioni, modalità di pulizia, e potete fare alta potenza, così faccio sentire come cambia il rumore. Tra l'altro adesso è proprio sotto di voi e quindi non riuscite a vederlo. Ho cambiato la potenza, infatti sentite che è cambiato leggermente anche il rumore. Vi faccio vedere anche come cambia il rumore con la modalità turbo. Ok, così sta andando al massimo. L'ho rimesso in modalità standard perché comunque il pavimento non è così sporco, ci sono un po', c'è un po' di polvere, però niente di esagerato, quindi la modalità standard in questo caso va più che bene. Come vedete la telecamera c'è anche qui, quindi qui davanti e poi qua sopra. L'ho messo un attimo in pausa perché altrimenti fate fatica a sentirmi. Intanto che lui va e pulisce tutto il pavimento, io devo andare a pitturare sopra al battiscopa, perché abbiamo finito di mettere il battiscopa su questa parete. Mio papà ha siliconato con il silicone bianco, però un po' la parete, questa grigia, si è sporcata e quindi vado a ritoccare dove c'è bisogno e recupero la pittura, il pennellino, così intanto che io faccio qui lui fa il pavimento. Comodissimo. Una cosa che trovo molto comoda di questo robot è che potete creare più mappe con lo stesso dispositivo. Infatti se selezionate questa voce mappe multipiano potete creare più mappe, quindi una dedicata al primo piano, una dedicata al piano terra e una ad esempio dedicata al garage, andando semplicemente a cliccare qui su crea una nuova mappa. Finito di aspirare tutta la taverna, quindi adesso sono andata a riempire il serbatoio di acqua. Come vi ho detto, non bisogna mettere alcun tipo di detersivo. Ho bagnato e strizzato anche il panno. Adesso lo vado ad inserire nel robot, così faccio partire la funzione di lavaggio e vi faccio vedere come pulisce, anche se
grosse macchie non ce ne sono, non è particolarmente sporco, però una lavatina gliela voglio dare lo stesso prima dell'arrivo della nuova cucina. Il divano dell'acqua è stato montato. Come notate, lui prima pulisce il perimetro della stanza e poi passa al centro. Adesso non riesco a farvi vedere molto, però vedete che là è bagnato. Va a rilasciare l'acqua non in maniera eccessiva, anche se impostate la modalità più elevata, e questo in realtà io lo preferisco, perché questo pavimento non deve essere bagnato eccessivamente con tanta acqua, quindi questo robot per la pulizia del pavimento va benissimo. Da qua riesco a farvi vedere meglio, vedete che c'è questo alone sul perimetro dove è appena passato. Qui ad esempio c'è questa macchia che è secca perché è pittura, quindi questa secondo me non riesce a toglierla. Qua probabilmente devo passarci io con una spugnetta e grattare, perché è proprio secca. E adesso lui continua la pulizia di tutto il pavimento e io vi faccio vedere invece qui. Ho praticamente dato il colore al silicone che era stato messo qui, perché come vedete qua l'ha già messo, sì, per non far vedere la fessura leggera che in certi punti è rimasta tra il battiscopa e il muro, è andato a sigillare tutto con il silicone bianco, che sulla parete bianca praticamente non si nota, ma ovviamente sulla parete tortora si notava, quindi sono andata a pitturare tutto. Ed eccolo che arriva. Comunque è una salvezza. Se non avete un aiutante di questo tipo, secondo me dovete procurarvene uno, perché davvero vi dimezzano notevolmente i tempi di pulizia del pavimento. Se per caso ho un codice sconto qualcosa, in info box vi lascio scritto tutto, però non ne sono sicura, non penso. Se c'è qualcosa comunque ve lo lascio scritto. Che lui continua a lavorare, finisce di lavare il pavimento, io vi saluto, spero che questo video vi sia stato di compagnia. Ci tenevo a farvi conoscere un po' le caratteristiche di questo nuovo aiutante, che abbiamo deciso di chiamare Pippo, quindi abbiamo Pippo e Tino che ci aiutano in casa. Il pavimento è proprio una di quelle cose a cui io tengo particolarmente, ci tengo che sia sempre aspirato come prima cosa. Non mi piace vedere briciole, capelli, cose in giro, quindi quello per forza devo farlo, devo passarlo tutti i giorni, anche avendo le cagnoline, i peli, specialmente quelli di moka, sono sempre in giro, quindi per forza di cose devo tenerlo sempre passato anche più volte al giorno. E poi comunque anche le macchie, così se ci sono, insomma, mi piace che sia pulito. Forse è proprio quella cosa a cui presto più attenzione in generale per quanto riguarda la casa, e quindi sicuramente un robot fa molto molto comodo in casa. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi l'avete, di che brand avete scelto, come vi trovate, se qualcuno di voi ha provato, magari non per forza questo perché appunto è appena uscito, però comunque un robot di questo brand. Io ripeto, con il primo mi sono trovata benissimo e anche lui mi sta dando grandi soddisfazioni, anche se da poco che ce l'ho e che lo sto utilizzando. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un pollicino in su ed iscrivetevi per non perdervi i prossimi video, anche perché questo è l'ultimo video ufficiale con questa stanza vuota, perché presto arriverà la cucina e sicuramente poi quando vi farò vedere tutto sarà finito, quindi non vedo l'ora. Ciao!